Amici, amici del Bianconero, buon pomeriggio qui esterno Continassa. Avete visto le immagini dell'allenamento della vigilia di Lipsia Juventus, o almeno il quarto d'ora dedicato alla stampa, e tante immagini curiose a partire da Thiago Motta che si è lasciato andare in un palleggio prima dell'allenamento, però anche due o tre episodi carini. Direttore, bentornato al mio fianco. Quali sono un po' gli episodi che più ti hanno colpito, le immagini più curiose e belle di questo allenamento? Primis, è sempre un piacere stare al tuo fianco. Allora, sono rimasto molto colpito da McKennie e da Douglas Luiz. Partiamo da McKennie, perché a un certo punto in pieno Torello, dopo le prime esercitazioni, dove tra l'altro McKennie ha trainato il gruppo, sta bene fisicamente, sempre con grande professionalità, ma con una sorta di cazzeggio creativo, non ho capito bene perché, ma McKennie ha iniziato a urlare Dybala, Dybala, Dybala. È una roba che ha fatto molto ridere tutta la platea, diciamo, e che conferma anche come il gruppo sia unito, un gruppo sano, un gruppo serio. Quando c'è da scherzare si scherza, quando c'è da lavorare si lavora tantissimo, ovviamente, perché d'altra parte con questo staff non potrebbe essere altrimenti. Però è bello vedere questo clima di leggerezza, perché credo che la tensione ci debba essere, la pressione anche, se sei la Juventus è normalissima, ma ci devono essere anche i momenti goliardici, ecco. Sì, infatti mi è venuto in mente sempre quelle celebri parole delle persone bianche come il pallone alla vigilia di una gara di Champions, mi sembra, Col col Malmo. palmo. Mi sembra però che questa Juventus approcci la competizione con una rinnovata leggerezza e mi viene da dire finalmente. Cioè la felicità per il ritorno sicuramente perché ci è mancato anche a noi la vigilia, l'aria elettrica della Champions, ma con una leggerezza che abbiamo già visto contro il PSV e che mi sembra di aver visto anche in questo allenamento della vigilia ed è quello che serve perché per giocare in certi palcoscenici, anche con ragazzi così giovani e magari poco esperti, è proprio forse quello che serve. Sì, nella maniera più assoluta, sposo totalmente il tuo discorso. È bello, la Champions è sempre poi una storia a sé, ha un clima bellissimo, se riesce a fare strada, perché sennò poi può diventare anche un po' un incubo. L'ultima Champions che noi abbiamo fatto, credo che abbiamo vinto una sola partita, una delle peggiori della storia recente juventina. Quindi c'è essere consapevolezza del fatto che domani si disputerà una partita molto, sottolineo, molto difficile. Ma c'è questo percorso fatto di nuovi ragazzi che si stanno anche conoscendo non solamente da un punto di vista calcistico, ma anche umano, no? Nei rapporti interpersonali. E quando tu inserisci 9 volti nuovi più 3 promozioni da Next Gen, stiamo parlando di oltre il 50% dell'organico, siamo su, non so, 60 immagino di cambiamento. Quindi no, è bello, e poi anche i giovani che vengono considerati, cioè non è che si effettuano esercizi di nonnismo o No. quant'altro. No, qua tutti hanno la loro chance e lo dimostrano poi le scelte dello stesso Tiago. Sì, l'unica differenza tra giovani e meno giovani, mettiamola così, ce l'ha fatta capire la detta capitan Danilo Inizio Torello, perché ha detto i giovani iniziano in mezzo al Torello ed erano Yildiz e Rui che appunto hanno iniziato in mezzo, devo dire è durata poco la loro sessione in mezzo al Torello perché hanno recuperato Velocissimi, subito palla, velocissimi. velocissimi. Per dire cosa abbiamo visto in questi 15 minuti, esercizi di riscaldamento, all'inizio Thiago Motta da solo che palleggia, magari pensa già all'allenamento e alla Sì, che trasferta. piedi educati, però il mister. Ero lì che lo osservavo, sta palla pam pam Tu sei pam. uno di quelli che l'ha un po' Sì. sottovalutato? No, Io sì, io lo ammetto sì, da giocatore ci ovviamente. sono storie, c'è Luca Momblano. Quando lavoravamo assieme e credo che Tiago giocasse ancora, forse al Genoa, io dicevo: a me Tiago piace. Tiago Motta era un giocatore. A me è sempre. Io non posso dire che su tanti mi sono sbagliato, ma Tiago Motta mi è sempre piaciuto. Da lì, con tutto il rispetto per il mister, a dargli la 10 in nazionale, maglia indossata da fenomeni incredibili. Ancora oggi qualche dubbio ce l'ho. Però era un giocatore estremamente prezioso, te lo dimostra anche l'anno del triplete dell'Inter, dove lui, credo, tanto alla fine lui nulla fa perché era squalificato, se non sbaglio, però è un giocatore preziosissimo perché, d'altra parte, oh, è un allenatore, era già un allenatore in campo.
E questo lo ripetono tutti quelli che hanno giocato con lui in nazionale o nel club. Io devo dire, da giocatore l'ho un po' sottovalutato, poi l'ho Tu lo vedevi come rivalutato uno che picchiava e basta? dopo. Cioè, ti Soprattutto provocava. dal passo, poi Ah, con ti sei. Ah, va via, guarda passa. qua, Matto ti ha commosso lento, ok? È quello che leggeremo ora su Twitter, su X. E niente, a parte questo, a parte le doti tecniche del mister, poi quello che ci interessa sono le doti della squadra. E già dal Torello l'abbiamo visto che questa palla viaggia velocemente ed è quello che ci aspettiamo anche alla Red Bull Arena. Ed ecco, per chiudere, che partita ti aspetti? Se sulla falsariga del PSV, se una partita come quella che abbiamo visto in campionato. Allora, in primis spero che il Lipsia si possa aprire, ma non credo che commetterà oltre misura questo errore, perché avranno analizzato la partita col PSV e soprattutto poi tutti guardano tutto, tutti studiano tutto, avranno dovuto osservato anche le 6 che abbiamo fatto di campionato. Qualcosa ci concederà l'Ipsia, perché comunque l'Ipsia è una squadra che a parte che nella passata stagione ha fatto una Grand Champions, poi ha delle individualità importanti, Openda, Sesko, Simons, insomma, giocatori forti. E loro devono anche un po' esporsi perché la prima l'hanno persa con l'Atletico. Partita, ragazzi, che io ho visto in termini di highlights e anche un po' di segmenti qua e là. Non mi sembrava che l'Ipsa meritasse di perdere, però l'hai persa. Quindi devi fare punti perché con questa formula Champions, secondo me è più difficile recuperare. E lì, negli spazi, potremmo avere qualche chance di far loro male. Per concludere, non sottovalutate le immagini che avete visto all'inizio di Douglas Luiz perché sono importanti, aiuta lo staff tecnico ad aggiustare, a risistemare un po' il campo per iniziare con i nuovi esercizi. Sono tutti gesti che fanno gruppo e che dimostrano la serenità anche di un calciatore che magari sta giocando un po' meno, però non ci dilunghiamo, lanciamo la linea all'Ipsia Guarda, a faccio così, Cristian. passo la palla. Pam! Passiamo la palla a Criacolpo, da Torino un saluto, ci risentiamo dall'Ipsia con gli altri inviati.